Starnet, che voglio dire già dal titolo già può dare una identificazione molto ben precisa di quello che sarà anche lo sviluppo del prodotto, no? Per cui si parla di cielo stellato e si parla di net come rete, no? Questa possibilità. Questa in realtà questa non è una, non si può definire una lampada, ma è un sistema di lampada, no? In evoluzione perché nasce da una geometria variabile completamente, no? Ci si può, come dire, fermare a 10 bacchette, no? Unite insieme da questa geometria poligono fino a non so, 1 milione di bacchette, no? Ecco. Per cui, come dire, gli input, il briefing con l'azienda, con il signor Moretti, in realtà è stato quello, no? Quello di intanto riallacciarci alla tradizione veneziana e soprattutto alla lampada che è un loro, veramente un loro best seller, quella di Mangiarotti, no? Ecco. E pertanto, come dire, è un'evoluzione, possiamo definirla anche un'evoluzione perché permette non di avere un oggetto chiuso, ma un oggetto che si può, che ha una sua evoluzione. Ecco, in questo caso qui, allora, l'idea di star come un cielo, un firmamento, e net come rete. Brief è stato quello di analizzare questo prodotto finito che loro hanno in azienda. Si tratta di queste canne purissime di vetro, lavorato a mano, e di lì siamo partiti. Abbiamo unito poi quello che era l'idea iniziale del nostro progetto, era questa idea di creare un tessuto, e abbiamo pensato di disegnare un tessuto praticamente con il vetro. Il segno lasciato sul foglio si è cristallizzato, è diventato vetro. E siamo riusciti appunto ad unire bene questi due punti di incontro che poi sono stati quelli dell'azienda e del nostro studio. Certo, perché il tema era come far diventare morbida una situazione dura, no? Ecco, Statica, cioè, certo, perché poi il statica, vetro eccetera. Ecco, allo stato solido è un materiale che non è plasmabile, è bloccato, è lì, no? E in questo caso invece abbiamo la possibilità di interagire con una materia che è risaputo essere molto rigida. Sicuramente è una collezione che può dare ancora tanto, intesa come sviluppo e analisi di quelle che possono essere le varie composizioni, no? È interessante che il cliente può chiedere, può decidere di avere una personalizzazione, dunque è un prodotto sartoriale. È un aspetto estremamente interessante per le ultime tendenze. poiché, come dire, il concept appunto di questa lampada è talmente flessibile, no? Anche se vive di una geometria, come dire, settecentesca, no? Si riallaccia un po' a tutta la tradizione dei grandi lampadari veneziani, no? Noi troviamo che invece sia estremamente contemporanea, no? Perché c'è questa idea della rete, del net, no? E probabilmente la vediamo anche in altri modelli e composizioni. Per cui l'ambiente ideale è una casa domestica, no? Anche di tipo tradizionale, o contemporanea, estremamente minimalista, dove magari, diciamo, l'effetto dinamico di questa lampada può portare a una Personalizzazione. personalizzazione, ecco, anche.